Senti, a proposito di cose straordinarie, almeno personalmente una delle cose in assoluto più interessanti, più riuscite, più entusiasmanti che tu hai fatto è vincere il Pellocchio. Il Pellicola? No, vabbè, no, non tanto per la Pellicola, ma perché Marco in quel film era in formissima. Ho un ricordo di quel film, un periodo di Marco, che poi io con Marco mi sono innamorato, un grande maestro, per me Pellocchio è uno dei registi più attenti alla psicologia dell'attore, e io ho imparato tanto questo, perché uscendo fuori dalla coppia, io poi mi sono ritrovato pure a dirigere degli attori, quindi come facevo allora da lui ho imparato tantissimo, ho imparato anche come elaborare la luce in uno spazio nero, e lui nero, Daniele nero, Marco tra un po' si vede, la pellicola non sviluppava, non si vedeva, no, ma vincere un lavoro che mi ha soddisfatto in maniera assoluta, principalmente il lavoro con Marco, poi mi ha dato tantissime soddisfazioni perché è un lavoro che veramente abbiamo fatto con una ricerca del materiale di repertorio. Io mi sono basato sul materiale del repertorio e gli dissi una frase a Marco che lui mi sa ridere, io gli ho detto: Marco, gli faccio un film bianco e nero però le accorto. E quindi da là partivo con questi spazi immensi, addirittura c'è una sequenza in Vincere che ancora la ricordo, era complicata però la preparai in un'ora, guardo in alto perché c'era uno schermo che proiettava con la manovella lo schermo, poi questa macchina si muoveva in una chiesa e c'erano tutte le barelle dei bombardati, no? E allora io dovevo vedere il film, la chiesa, i lettini e poi il re che entrava, quindi si apriva un portone, quindi per me quello era un piano sequenza più difficile della storia, che ho fatto io nella storia del mio percorso, quindi ho imparato tantissimo, mi ha dato grandi soddisfazioni, ma principalmente il rapporto con Pellocchio per me è stato fondamentale per tanti motivi, umani e creativi, come Roberta Torre, mi ha dato la possibilità di sperimentare tantissimo. Io quando vedo i film di Roberta Torre dico, ma abbiamo fatto già quello che si vede oggi, perché per esempio quando abbiamo fatto Angela, io ho usato, forse era uno dei primi film in Italia, tutto macchina a mano. Io non avevo mai fatto un film tutto con la 35 mm, negli spazi montando lampadine e Angela Lorenzetta Finocchiaro che doveva muovere, doveva vendere questa droga, io la dovevo seguire sempre, quindi anche Roberta, da non a morire, il film più trash della stazione, nessuno lo proponeva, tutti i miei colleghi non lo voleva fare nessuno, allora ho detto vabbè, lo faccio io. Allora proprio perché Roberta era prodotta da noi, da me e Franco, quindi noi avevamo il nostro percorso e mi veniva difficile fare quel film in quel periodo. Però poi era Roberta, ho detto vabbè, lo faccio io Roberta e ho fatto la cosa completamente diversa da quello che ho fatto nel passato mio. Quindi a me piace anche, ecco, questa è un'altra cambiare, non ho uno stile, che è stato lo stile? Lo stile è quello che sto dicendo, il modo di porsi al lavoro.